La vera di Giovanni Falcone non va ricordata soltanto per quello che lui ha fatto contro la mafia, va ricordata anche per quello che altri hanno fatto contro di lui. Il destino di Giovanni Falcone era quello di ricevere sempre dei rimproveri e delle critiche, qualunque cosa facesse. Lo accusarono di fare del turismo giudiziario. Un mondo di complotti, gelosie, invidie. Credo che si siano consumate le esperienze più dolorose della sua vita. Assalti in continuazione. Diffamiamo, diffamiamo, poi alla fine qualcosa rimarrà. L'attentato della Daura è un momento cruciale nella vita di Falcone. Parlò di menti raffinatissime e di centri occulti di potere capaci di orientare anche le scelte di Cosa Nostra. Lui mi disse: mi faranno saltare per aria, fece proprio questo gesto, mi faranno saltare per aria su una strada. Dopo il 23 maggio 92 è stato un fiorire di amici di Falcone. Più volte io mi ero detta: adesso è il momento che lo faranno fuori, più volte. E allora qualcuno mi deve spiegare, se lo scenario della Daura è quello descritto da Falcone, centri occulti di potere, lo scenario del 92 perché è diverso? Alle 17.58 di sabato 23 maggio del 92 una potentissima carica di tritolo piazzata sotto l'autostrada uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. È la strage di Capaci, uno dei momenti più tragici della storia dell'Italia repubblicana. Quella di Giovanni Falcone però non è soltanto la storia di un eroe del quotidiano, di un magistrato che ha scelto di combattere la mafia sapendo benissimo il rischio che correva. È soprattutto la storia di un uomo solo, dei mille ostacoli che ha dovuto affrontare per poter lavorare, degli attacchi che ha dovuto subire, delle difficoltà che gli sono state opposte anche dall'interno della magistratura stessa, in ogni modo pur di impedirgli di fare il suo dovere, dei misteri di un attentato ancora tutto da chiarire. Eppure questa è anche una storia di grandi successi, della prima vera svolta nella strategia dello Stato contro Cosa Nostra. È il 10 febbraio dell'86, nell'aula bunker del carcere del Luciardone di Palermo si apre il maxi processo alla mafia. Timore, giudice Falcone, gli chiesi, con questo maxi processo che allora era in corso, con centinaia di imputati, di finire col calpestare quasi inevitabilmente i diritti o di commettere errori proprio per la dimensione enorme degli incartamenti, delle inchieste, non ha il timore di finire come il maxi processo alla Camorra a Napoli. Quello che originò poi la tragedia del caso Tortora, e lui mi rispose che sentiva il suo come un processo istruito, diciamo, a regola d'arte, con fior di prove, di testimonianze, tra tutte quella che poi si seppe, quella di Tommaso Buscetta. Sì.
Buscetta è stato importantissimo perché è stato il primo collaboratore di giustizia, dotato di grande carisma, il quale ci ha fatto capire cos'era Cosa Nostra all'interno della struttura, perché fino allora si era intravisto questo scenario, ma il muro dell'omertà sulla quale si è sempre basata Cosa Nostra, la situazione mafiosa, ci aveva impedito di poter penetrare. La mafia anche vive in una serie di relazioni complicate, di gerarchie, possiamo dire questo termine, nel sottosuolo. Ci voleva una voce dal sottosuolo, Buscetta fu la voce dal sottosuolo. E quindi abbiamo visto che cos'era Cosa Nostra, quale fosse la sua struttura, era un antistato nello Stato, aveva il proprio territorio, aveva i propri governanti, aveva il proprio governo, che è la Commissione Provinciale di Cosa Nostra, organo deliberativo di Cosa Nostra. Giovanni Falcone comincia seriamente a fare le indagini, apre i pacchi di documenti sequestrati che erano sempre rimasti chiusi, esamina i documenti, studia i documenti sequestrati agli imputati, studia gli assegni, come è ben noto, ormai è storia che conoscono tutti. Ogni assegno nasconde dietro di sé un rapporto sottostante, quindi lui cercava di arrivare a questo rapporto sottostante per vedere se da ciò si arrivasse a dei collegamenti fra l'imputato e altri personaggi. Ripeto, noi facevamo una squadra dove sapevamo che c'era un fuoriclasse, c'era il caso Maradona del caso, e tutti gli altri, compreso anche Paolo, che era allo stesso livello del collega Falcone, poi avevamo un altro due che collaboravamo, ben consapevoli di quello che era il nostro ruolo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Renno Pinoli. Perché come nella squadra c'è il portatore d'acqua e c'è poi il fuoriclasse che pensa a mettere a segno il gol. In questo caso il successo del Puma Antimafia. E questo modo di lavorare di Giovanni Falcone, che oggi è una maniera ordinaria di lavorare, ormai lo facciamo tutti, allora costituì un momento di rottura che gli faceva acquisire consensi anche presso la polizia giudiziaria, cominciò a diventare lui l'uomo di riferimento della polizia giudiziaria, e tutto questo a quei piccoli uomini abituati a navigare su quella mediocrità dove il primo della classe che scriveva meglio degli altri emergeva. Tutto ciò non andava bene. Il maxi processo individua delle responsabilità individuali e collettive e riesce a tenere le une insieme alle altre, cosa che non è facile, perché è facile dire un'associazione è responsabile di certe cose, però come si sa la responsabilità penale è principio di civiltà giuridica e deve essere individuale. E quindi vanno puniti poi i singoli. Il maxi processo riuscì a tenere insieme le due cose. È stato un fatto innovativo, non è mai successo che il gota mafioso sostanzialmente fosse chiamato a rispondere delle sue malefatte di fronte a un tribunale che giudicava in nome del popolo italiano. Per la mafia Giovanni era il nemico numero uno, era il nemico numero uno che aveva portato la mafia finalmente, la mafia vincente finalmente in tribunale e aveva ottenuto delle condanne esemplari. In quella sentenza l'importanza non è soltanto, per carità, non la voglio neanche sminuire, i 19 ergastoli dati a tutti i capi di Cosa Nostra, tutti scoperti, e i 2000 più anni di carcere dati agli altri mafiosi, condannate più di 300 persone. Ma secondo me la cosa più importante è che lì c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sulla mafia, cioè da quel momento non c'è più niente da scoprire, solo qualche anno prima. Tutto questo era avvolto da una nebbia impenetrabile. Insomma, io direi che è il punto, io ho sempre definito il punto di non ritorno. Nome del popolo italiano. La sentenza del 16 dicembre dell'87 è un punto di non ritorno nella lotta alla mafia. Falcone sembra il trionfatore, ha seguito la pista dei soldi, ha ottenuto la collaborazione di un super pentito come Tommaso Buscetta, ha istruito con i suoi colleghi il primo maxi processo contro la mafia e ha ottenuto le condanne di quasi tutti gli imputati per un totale di oltre 2000 anni di carcere.
è il riscatto dello Stato e della Sicilia, eppure è un trionfo di breve durata. Neanche un mese dopo, nel gennaio dell'88, per Giovanni Falcone arriva la prima grande sconfitta della sua vita. Era normale da parte nostra attendersi dalle istituzioni delle risposte coerenti. Cioè, l'esame era stato brillantemente superato, le polemiche più o meno strumentali erano rimaste sterili. E la prima istituzione a cui competeva in ordine di tempo una risposta era il Consiglio Supremo della Magistratura, che doveva nominare gennaio 88, quindi Max Preuss era appena finito, il nuovo capo dell'ufficio istruzione di Palermo, perché Nino Caponnetto aveva deciso di tornarsene a Firenze. L'erede naturale era Falcone, cioè di che stiamo a discutere? Non ci sarebbe dovuto neanche essere un dibattito. A Palazzo dei Marescialli, quel 19 gennaio 1988, il clima è infuocato. Il Consiglio Superiore della Magistratura deve scegliere tra due candidati, Giovanni Falcone e Antonino Meli, entrambi in corsa per succedere a Nino Caponnetto. I giornali prevedono un duello all'ultimo voto. Fino a notte fonda c'è un lavorio sotterraneo tra i componenti delle varie correnti della magistratura. Voti passano da uno schieramento all'altro, si infrangono promesse, si creano nuove alleanze. Giovanni Falcone aveva capito che la battaglia era difficile e lui, per la verità, quella volta aveva uno strano ottimismo. In questo foglio, che a me è stato dato da Caponnetto, c'è la previsione scritta di pugno da Giovanni Falcone di quelli che avrebbero votato a favore di Meli o contro Meli, e quindi a favore suo e degli astenuti. E ahimè, Giovanni si era sbagliato. Era evidente che aveva immaginato una spaccatura. E invece poi ha dovuto cancellare, e sono cancellazioni sue, dall'elenco del 14 ha dovuto cancellare ben 4 persone, anzi poi 5, perché anche una quinta non votò dall'altra parte ma si astenne. C'è stata una votazione al limite, per cui alla fine si preferì nominare come consigliere istruttore di Palermo il dottore Meli. Evidentemente quella sarebbe stata la prova, il banco di prova per il potere politico e anche per il Consiglio Superiore della Magistratura di poter riconoscere l'opera svolta da Giovanni Falcone. Si è preferito non farlo. Mi sono sempre chiesta perché il CSM bocciò Falcone. Intanto la motivazione formale era che Meli aveva un'anzianità di gran lunga, mi pare 16 anni, cito a memoria, ma credo che sia così, di gran lunga superiore a quello di Falcone. Io ricordo molto bene quello che dissi io nel mio intervento, cioè che quei 16 anni, se rappresentavano un divario dal punto di vista dell'età, erano però compensati da una esperienza specifica, straordinaria, che tutto il mondo ci invidiava. Io credo che gran parte di questo sentimento di astio che poi ha portato Giovanni Falcone in tanti momenti della sua vita all'isolamento sia dovuto a questo sentimento che è molto diffuso nell'uomo e quindi anche nei magistrati, cioè l'invidia. Per la prima volta vidi Giovanni in qualche modo alterato, non di molto, ma rispetto al suo solito alterato. Andava avanti e indietro per la stanza, non riusciva a stare fermo e a un certo punto disse: ma voi l'avete capito che il Consiglio Superiore mi ha consegnato alla mafia, che quella sentenza di morte che nei miei confronti hanno emesso tempo fa, adesso sanno che la possono eseguire, perché neanche i miei, cioè i magistrati, mi vogliono. La gravità di quella decisione fu sintetizzata sia da Caponnetto e poi anche da Paolo Borsellino. Pochi giorni dopo la morte di Falcone, Caponnetto diede questa immagine. Falcone cominciò a morire nel gennaio 81. Perché il plenum del CSM ha votato contro la candidatura di Falcone all'ufficio istruzione di Palermo? Perché è stato sottovalutato dal CSM il significato che la sconfitta di Falcone avrebbe avuto secondo la logica mafiosa? E ancora, è stato
sottovalutato dal CSM il significato che la sconfitta di Falcone avrebbe avuto secondo la logica mafiosa? E ancora, è stato soltanto seguito il rigore procedurale oppure la mancata elezione di Falcone è figlia di un disegno e di una strategia? Cristina Fratelloni, per noi naturalmente, ha cercato tutti i componenti del CSM di allora che votarono a favore di Meli. Nessuno di loro, per ragioni diverse, ha voluto rilasciarci un'intervista. Il consigliere Vincenzo Geraci, tuttavia, ha tenuto a precisare che quel voto si svolse nel rispetto delle regole di anzianità, così come previsto dall'ordinamento del CSM. Sfumata la nomina a capo dell'ufficio istruzione, comunque Giovanni Falcone si rimette al lavoro. Il suo posto, come sempre, è lì nel Palazzo di Giustizia di Palermo. Alla fine degli anni 70, quando per la prima volta Giovanni Falcone sale i gradini del Palazzo di Giustizia di Palermo, non può lontanamente immaginare le amarezze che gli riserverà quel tribunale, allora chiamato Palazzo dei Veleni. Alla fine del 1978, Falcone, palermitano della Calza, torna dopo 14 anni nella sua città. È stato pretore a Lentini, poi sostituto procuratore a Trapani. Non bisogna dimenticare che sino agli ultimi anni 70 si diceva da parte di appartenenti alle istituzioni che la mafia non esistesse, che fosse un'inversione giornalistica. E gli stessi procuratori generali all'inaugurazione dell'anno giudiziario mettevano in discussione che esistesse un'organizzazione, un'unica organizzazione criminale capace di determinare una serie di eventi. Questo naturalmente escludeva la vera essenza della mafia, che era l'organizzazione criminale capace però di essere completamente pervasiva nella società civile e nella politica. Dopo un anno al tribunale fallimentare, Giovanni Falcone viene chiamato all'ufficio istruzione da Rocco Chinnici, magistrato burbero e integerrimo, che ha appena preso il posto di Cesare Terranova, ucciso dalla mafia il 25 settembre 1979. Prima viaggiavano le carte, i giudici erano stanziali, e quindi tutto si risolveva in adempimenti burocratici. Falcone dice: ma quale carte? Dobbiamo viaggiare noi, portare gli elementi di cui disponiamo, stabilire dei contatti diretti con i nostri interlocutori, acquisire gli elementi che loro hanno e molto probabilmente mettendoli assieme lavoreremo meglio noi ma anche loro. Faccio sempre l'esempio della Pizza Connection, che è un grande traffico internazionale di stupefacenti gestito dalla Cosa Nostra, che se non ci fosse stato Falcone al centro di una forte cooperazione diretta con gli Stati Uniti d'America e con la Svizzera, perché tutte le transazioni finanziarie avvenivano in Svizzera, queste l'avrebbero fatta franca. La droga può non lasciare tracce, e tutti sappiamo che è verissimo. Il denaro le lascia sicuramente. Quindi andiamo a cercare i soldi. Falcone va incontro a una serie di avversità da parte anche dei propri superiori. Uno di questi era il procuratore generale Pizzillo, che esternò pubblicamente tutta la propria avversione per il lavoro di Falcone, dicendo che così facendo l'allora giudice istruttore rovinava l'economia della Sicilia. Dal diario di Rocco Chinnici, 18 maggio 1982. Ore 12, vado da Pizzillo. Mi investe in malo modo dicendomi che all'ufficio istruzione stiamo rovinando l'economia palermitana. Mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone, in maniera che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Mi dice che la dobbiamo finire, che non dobbiamo più disporre accertamenti nelle banche. A quei tempi le indagini del giudice istruttore quasi sempre consistevano nella convocazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva redatto il rapporto giudiziario, il quale dichiarava: confermo il rapporto a mia firma, nulla avendo da aggiungere o modificare. Si sentivano i testi che anch'essi confermavano le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e l'istruzione formale era finita lì. Giovanni Falcone lavorerà ancora per poco con Chinnici. Il 29 luglio 1983 Palermo si sveglia in uno scenario di guerra. Alle 8.05 del mattino esplode un'autobomba che uccide Rocco Chinnici, i due uomini della scorta e il portiere dello stabile dove vive il magistrato. La mafia è passata al tritolo.
l'asfalto di via Pipitone Federico sprofonda sotto le cariche di esplosivo. Le autovetture volano fino al terzo piano. Occorre ricordare cosa sono stati quegli anni a Palermo. Negli anni Ottanta a Palermo è successo qualcosa che in nessun'altra parte del mondo civilizzato è successo. Cioè è stata sterminata un'intera classe dirigente. A Palermo sono stati uccisi poliziotti, carabinieri, magistrati, avvocati, giornalisti, i preti. Insomma, tutta quella parte di società civile che si opponeva a Cosa Nostra è stata eliminata fisicamente. Il sangue nelle strade di Palermo, l'elenco infinito dei morti, 4.000 ne ha contati la guerra di mafia. Chi può fermare questo scempio? La città, ammutolita, confida in Falcone, in Borsellino, nel pool antimafia, che adesso è guidato da Antonino Caponnetto. L'anziano magistrato ha preso il posto di Rocco Chinnici. A questi uomini la città sembra consegnarsi con speranza. Ricordo la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. Bisogna ricordare che era anche il periodo della primavera siciliana con Orlando, quindi c'erano movimenti, diciamo, che fiorivano intorno a un'idea di legalità. Ovviamente c'erano anche delle fasce che non gradivano minimamente, c'era tutta una borghesia, diciamo, parassitaria che vedeva messa in pericolo con questo processo e quindi con l'attacco alla mafia una delle fonti, delle grandi fonti del loro reddito, per cui eravamo anche osteggiati. C'era tanta gente invece che non tifava per il pool, a cominciare da tutti coloro che stranamente, come effetto riflesso delle iniziative processuali di Giovanni Falcone, aveva perso il posto di lavoro, perché a quell'epoca tanti cantieri edili cominciavano a chiudere in quanto i titolari venivano tutti individuati quali prestanome di mafiosi. Questa stagione del tifo per noi sembrò durare poco, perché ben presto sopravvenne quasi il fastidio, l'insofferenza al prezzo che la lotta alla mafia doveva essere pagato dalla cittadinanza. Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini. Le auto blindate che tagliano il traffico della città, gli agenti con i giubbotti antiproiettile e le mitragliette, l'elicottero che volteggia assordante sopra i tetti dei palazzi. Non si è mai vista a Palermo una sicurezza così imponente come quella che si muove intorno a Falcone. Ma la vita, come cambia la vita di chi da anni è sotto scorta? Viveva chiuso praticamente nel suo appartamento quando era a casa, con le tende chiuse. E nel suo ufficio era veramente, c'erano tre porte o almeno due, se ricordo bene, blindate, e lui apriva soltanto quando la sua piccola cinepresa gli faceva vedere chi suonava alla porta. E dunque lui viveva così, poi sulle macchine blindate e poi andava nei carceri, e questa era la sua vita. Giovanni non era un uomo libero, ma era un carcerato. Veder scritto sulle pagine del Sicilia la lettera di una signora che si lamentava perché il suo sonnellino pomeridiano veniva disturbato dalle sirene che lo accompagnavano a casa, gli procurò un grande dolore. Confessa Giovanni Falcone. Può venire un senso di disperazione e di scoraggiamento quando ci si trova a calpestare il sangue dei propri amici. L'amico stavolta è anche un brillante investigatore. Ninni Cassarà, braccio destro di Falcone, che la mafia uccide il 6 agosto 1985. Solo qualche giorno prima, il 28 luglio, Cosa Nostra aveva massacrato il commissario Beppe Montana. In quell'agosto infuocato, dal carcere del Lucciardone trapela una notizia riservatissima. La mafia ha deciso di saldare il conto anche con Falcone e Borsellino. E a Palermo non sono in grado di garantire la sicurezza dei due magistrati.
Con un volo di Stato, nel giro di poche ore, Falcone, la moglie, Borsellino, la moglie e i tre figli furono spediti all'Asinara. In quel momento si sentivano, come dire, in difficoltà, perché pensavano: perché mai due magistrati, per poter fare il loro lavoro, devono essere relegati in un'isola e costretti a vivere in isolamento per fare semplicemente il loro lavoro? La risposta dello Stato neanche in quel caso fu, diciamo, eccezionale, perché ricordo che alla fine della loro permanenza nell'isola gli fu presentato il conto, proprio il conto di come se loro fossero stati in un albergo o al ristorante. Questo Falcone la raccontava con un grande senso dell'ironia. E l'ironia è l'arma che Giovanni Falcone sembra avere scelto per resistere alla follia burocratica, alle insidie del Palazzo dei Veleni, alle critiche e alle polemiche. Giovanni Falcone non alza mai la voce, non protesta mai pubblicamente, non dice una parola quando il CSM gli preferisce Antonino Meli all'ufficio di istruzione. Nell'estate dell'88 però è diverso. Da Marsala, dove è procuratore capo, il suo collega e amico di sempre, Paolo Borsellino, rilascia una clamorosa intervista. A Palermo dice: stanno distruggendo il pool antimafia. La mafia non doveva essere più una priorità, tutti si dovevano occupare di tutto, nessuna specializzazione era più, come dire, da incoraggiare. Questo al Palazzo di Giustizia. Ho ritrovato tra le mie carte la copia dell'intervento che Giovanni Falcone fece al CSM e incomincia così, la data è 29 luglio 88. Ho tollerato in silenzio in questi ultimi anni in cui mi sono occupato di istruttorie sulla criminalità mafiosa, le inevitabili accuse di protagonismo o di scorrettezze nel mio lavoro. E poi dice: Paolo Borsellino, ecco il motivo. Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio, denunciando pubblicamente omissioni e inerzie nella repressione del fenomeno mafioso. Prego vivamente l'onorevole Consiglio Superiore di voler rinviare la mia audizione, eccetera, eccetera, e di consentirmi di trasferirmi. Quindi per l'amico Paolo, lui in qualche modo si stava arrendendo, ma non aveva mai protestato per sé. E quella intervista si concludeva: nel frattempo la mafia è tornata forse più forte di prima. C'è una denuncia molto forte, ma non successe niente. Per la prima volta nella sua vita Giovanni Falcone sembra sul punto di mollare, ma di quel trasferimento da Palermo chiesto al CSM non se ne farà più nulla. A Palermo continua la stagione dei veleni e dei misteri. Nel mese di giugno del 1989, una serie di lettere anonime accusa il magistrato e i vertici della polizia di comportamenti spregiudicati e immorali. Le lettere del Corvo erano la preparazione a quello che Buscetta aveva detto quando cominciò a fare le sue rivelazioni a Giovanni. La distruggeranno prima nella sua immagine e poi fisicamente. In sostanza, che cosa scrive questo anonimo estensore che la fantasia dei giornalisti poi battezza col nome del Corvo? Scrive che Falcone e De Gennaro hanno usato in modo improprio il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, consentendogli di tornare a Palermo e praticamente concedendogli la possibilità di farsi giustizia privata di tutti gli avversari che avevano fatto fuori i suoi familiari. Scriviamo che Falcone era in combutta addirittura con i killer e qualcosa rimarrà. Se no, diffamiamo, poi alla fine qualcosa rimarrà. Sono un segno estremo della lotta tra le fazioni all'interno del Palazzo di Giustizia. Qualcuno può avere avuto interesse a bloccare Falcone per evitare che le sue indagini stravolgessero equilibri consolidati e quindi volesse tutelare anche la stessa mafia. La strategia era quella di far dire De Giovanni che era quasi un traditore
e poi ucciderlo, per cui il rimpianto non sarebbe stato poi tanto forte. Tutte le accuse a Falcone. Che era quasi un traditore, e poi ucciderlo, per cui il rimpianto non sarebbe stato poi tanto forte. Tutte le accuse a Falcone, inutile dirlo, si riveleranno infami calunnie. Ma le lettere del Corvo sono solo un'anteprima di quanto accade il 20 giugno 1989. Sugli scogli di fronte alla villa che il magistrato affitta d'estate alla Daura viene rinvenuta una borsa. Era una grande borsa da sub. Si scoprirà dopo, naturalmente, che conteneva 58 candelotti di dinamite. Era un attentato. Su quegli stessi scogli, con Falcone, dovevano esserci due magistrati svizzeri venuti in Sicilia per delle rogatorie internazionali sul narcotraffico, Carla Del Ponte e Claudio Lehmann. Avevo detto a loro la sera precedente che ci saremmo recati a mare. Nell'intervallo del pranzo, la mattina e il pomeriggio, se non che poi per motivi imprevisti, dovuti soprattutto al protrarsi del nostro lavoro nella mattinata, non fu più possibile andare. Chi poteva sapere che Falcone aveva invitato i due colleghi per una nuotata poi annullata? Nel più classico dei canovacci delle sceneggiature palermitane venne fuori il pettegolezzo che Falcone si era, come dire, fatto da solo questo attentato. Perché? Perché essendo in corsa per la poltrona di procuratore aggiunto di Palermo, con questo espediente, dicevano questi pettegolezzi, si garantiva una marcia in più per arrivare a questo obiettivo. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere. Poi c'era un'altra corrente di pensiero, diciamo la definirei più moderata, che diceva attentato. Un atto intimidatorio per farlo spaventare, ma non lo volevano ammazzare. Falcone ritenne che doveva reagire a tutto questo e rilasciò un'intervista pochi giorni dopo, fine giugno sarà stato, in cui parlò di menti raffinatissime e di centri occulti di potere capaci di orientare anche le scelte di Cosa Nostra, e definì questo lo scenario dentro il quale era maturato il tentativo, per fortuna quella volta fu solo il tentativo, di ucciderlo. Un paio di giorni dopo l'attentato venni a trovare Giovanni, lui stava ancora qui in questa villa, mi fece sedere qui, lui si sedette accanto a me, c'era anche Francesca, la moglie. Parlammo a lungo, lui mi disse che sull'attentato non poteva fare ipotesi, però una cosa era sicura secondo lui, e questa era la sua preoccupazione principale, che si era creata la cosiddetta saldatura fra due interessi, l'interesse del potere criminale e l'interesse del potere politico. E la sua preoccupazione era grande perché diceva: io dai mafiosi posso pure difendermi, mi viene difficile difendermi da chi per compito istituzionale per esempio dovrebbe badare alla mia incolumità. Disse anche: vedrai, è soltanto una operazione rimandata. La frase "devo conoscere i miei nemici politici per difendermi dalla mafia", che cosa voleva dire? Voleva dire ci sono degli esponenti politici che colludono con la mafia, più chiaro di così credo non potesse essere. C'è la frase tremenda che mi disse in quell'occasione, che mi è rimasta impressa per sempre nella mia mente, quando mi disse: non lo capisci Maria, io ormai sono un cadavere ambulante. Già nel 1989 Giovanni Falcone ne era convinto, era un cadavere ambulante, un obiettivo inevitabile e irrinunciabile per la mafia. Ma quello della Daura è un mistero senza fine. Le nuove indagini della procura di Caltanissetta infatti hanno portato a clamorose e inquietanti rivelazioni. Le nuove indagini che sono state avviate dal mio ufficio sulle basi delle dichiarazioni di Angelo Fontana, un collaboratore di giustizia condannato per l'omicidio di un piccolo pregiudicato che aveva assistito a una fase dell'attentato alla Daura, ci hanno consentito
di ricostruire la vicenda e acquisire anche le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia che hanno appunto parlato della presenza sul luogo dell'attentato di soggetti esterni all'organizzazione Cosa Nostra. La riapertura porta in direzioni diverse, cioè i famosi servizi segreti deviati, quello che Giovanni elegantemente chiamava centri occulti di potere. Di recente le indagini hanno portato alla scoperta di due uomini, Emanuele Piazza e Nino Agostino, l'uno collaboratore dei servizi segreti, l'altro agente di polizia, che il giorno dell'attentato al giudice Falcone si sarebbero trovati alla Daura e avrebbero salvato la vita al magistrato. Entrambi scompariranno presto misteriosamente. Dalle indagini è emerso che Agostino e Piazza sono stati uccisi perché in qualche modo hanno avuto un ruolo per evitare che l'attentato della Daura venisse portato a compimento con l'uccisione del giudice Falcone. La pista che stiamo seguendo è quella di due soggetti che si erano infiltrati all'interno dell'organizzazione mafiosa nel tentativo di ottenere informazioni utili per lo Stato, ma che poi, venuto a sapere di questo progetto di attentato, in qualche modo sono intervenuti per impedirlo. E questo ha creato le condizioni perché Cosa Nostra ne decretasse l'uccisione. Nemmeno due mesi dopo il fallito attentato alla Daura, Nino Agostino viene ucciso con la moglie incinta. E nel marzo 1990 Emanuele Piazza verrà strangolato e sciolto nell'acido. È la vendetta di Cosa Nostra perché Piazza e Agostino hanno impedito l'attentato a Falcone? Giovanni Falcone è venuto ai funerali di un semplice poliziotto, di una semplice famiglia. Falcone, ai funerali di mio figlio, dice che doveva la vita a quelle due bare. Devo dire che già era una stranezza perché per la loro condizione di persone in pericolo raramente facevano uscite pubbliche. Ma Falcone e Borsellino vollero andare al funerale di Agostino. Ed è vero che Giovanni Falcone disse che doveva molto, doveva la propria vita a quelle due bare. Ne abbiamo tratto la conclusione che se Cosa Nostra è ricorsa ad accordi con soggetti esterni a tale organizzazione, già allora erano evidentemente stati creati dei legami che poi saranno proseguiti nel tempo. E non posso aggiungere altro per ragioni di segreto investigativo, abbiamo motivi di ritenere che questi contatti possano essere proseguiti anche successivamente con riferimento alla strage di Capaci e a quella di Via D'Amelio. E allora qualcuno mi deve spiegare. Se lo scenario della Daura è quello descritto da Falcone, centri occulti di potere, lo scenario del 92 perché è diverso? Uno scenario inquietante, un filo nero che annoda il fallito attentato alla Daura, alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Poche settimane dopo la Daura, Giovanni Falcone lascia l'ufficio istruzione e va alla procura di Palermo, ma i rapporti con il nuovo capo dell'ufficio, Pietro Giammanco, sono rapporti difficili e ben presto si fanno burrascosi. Pochi mesi dopo, nel febbraio, il ministro della giustizia dell'epoca, Claudio Martelli, a sorpresa lo chiama a Roma e gli offre il posto di direttore degli affari penali. Che mai Falcone a lavorare al Ministero della Giustizia un'ora dopo che ero stato nominato ministro? E lo feci perché volevo approfittare di questa disponibilità che sapevo esserci da parte sua dopo che la vita e soprattutto l'esercizio della sua attività investigativa a Palermo erano di fatto state azzerate dalla presenza del nuovo procuratore capo Giammanco. Il destino di Giovanni Falcone era quello di ricevere sempre dei rimproveri e delle critiche, qualunque cosa facesse. In quell'occasione si tirarono fuori la favola metropolitana che Falcone si era venduto ai socialisti. Lui era molto amareggiato perché molti avevano considerato questa sua scelta come un tradimento. Lui ogni volta mi telefonava e mi diceva: hai visto che ho fatto bene andare a lavorare con Martelli? Vedi che sto continuando a fare
il mio lavoro, anche se non come magistrato, sul piano politico per combattere la mafia. Anch'io quando Falcone decise di andare a Roma ebbi gli espresse delle riserve, per dire: ma che vai a fare, non c'hai più la mafia da combattere? E lui mi disse: non è vero, rifletti un attimo e vedrai che ho ragione io, perché da Roma, come dire, Roma è il posto dove si possono costruire gli strumenti che mancano alla lotta alla mafia. In effetti tutto quello che fece è la prova di questo, la legge sui pentiti, il 41 bis, il sequestro dei beni, sono tutte provvedimenti, la Procura Nazionale, la DIA, sono tutte iniziative e dei provvedimenti che a Falcone morto poi noi abbiamo potuto utilizzare proficuamente nei confronti della lotta alla mafia. La necessità era proprio quella su cui avevamo ragionato, cioè di coordinare le forze dello Stato, magistratura e forze di polizia, per contrastare il crimine organizzato. Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio. Questa è una tua opinione soggettiva. Sì, è un'opinione mia. E questo significa mancanza di senso dello Stato. No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Perché i politici... Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati. Non c'entra niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ci si va sempre col gradimento del ministro. Ma questo forse vale per te, scusa. No, perché io non ci sono mai andato. Ma tu, forse questi sono i tuoi problemi, certamente non sono i miei. Non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi, perché non sono stato al Ministero di Grazia e Giustizia. E comunque, Giovanni, non mi piace che stai dentro il Palazzo di Governo, non mi piace. Criticato perché si trova a Roma, nei palazzi del potere, avversato perché collabora con il ministro Martelli, socialista, a Falcone non viene risparmiato niente. Ora lo attaccano anche per i provvedimenti che prende e per il suo progetto di una procura nazionale antimafia. Fu indetto addirittura uno sciopero nazionale dei magistrati contro l'istituzione della procura nazionale antimafia. E lì si misero in moto delle piccolezze, delle esigenze localistiche da parte delle procure della Repubblica, che si vedevano un po' espropriate, ma delle miserie. E probabilmente c'era già, almeno in alcuni, c'era il timore che proprio Falcone ne sarebbe diventato il capo, e certamente questo era il mio intento ed era abbastanza logico, non è che fosse una brillante scoperta. Era il magistrato più popolare, non in Italia, nel mondo. Anche su questo piano ricevette molte critiche e mi ricordo quella di Armando Spataro, disse: ha fatto la Ferrari e adesso la vuole guidare lui. In realtà quello che oggi mi colpisce di più è che di tutti coloro, di tutti, diciamo pure di tutti i colleghi che hanno osteggiato Giovanni Falcone, non ce n'è stato nemmeno uno che dopo tanti anni abbia trovato il coraggio, la forza d'animo e la umiltà di riconoscerlo e di dire: mi rendo conto di aver commesso un errore. Ecco, non c'è nessuno che abbia trovato il coraggio di fare un passo del genere. Non sono solo i colleghi magistrati ad aver attaccato Falcone in ogni modo. Leo Luca Orlando, che gli era stato amico e lo aveva unito in matrimonio con Francesca Morvillo, nell'ultimo periodo passato dal magistrato a Palermo, lo accusa di tenere le carte nei cassetti. Non va dimenticato che da una fonte per certi versi insospettabile, la Primavera di Palermo, Leo Luca Orlando e i suoi seguaci, si fece un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura in cui accusavano Falcone di nascondere le prove nel cassetto per quanto riguardava la responsabilità dei politici, delle collusioni politiche. Falcone dovette andare al CSM a difendersi. Infatti lui disse in quel momento questa frase: la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comeinismo. Comunque lei, dopo essere stato amico, molto intimo di Falcone, divenne suo feroce avversario.
lo accusò di aver tenuto le carte ferme nei cassetti. Ecco, ma oggi ridirebbe una cosa del quella genere. Mia dichiarazione risale al maggio del 90, quando procuratore della Repubblica di Palermo era Giammanco, sì, un personaggio che ho criticato. Per certi versi insospettabile. La primavera di Palermo, Leoluca Orlando e i suoi seguaci, si fece un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura in cui accusavano Falcone di nascondere le prove nel cassetto per quanto riguardava la responsabilità dei politici, delle collusioni politiche. Falcone dovette andare al CSM a difendersi. Infatti lui disse in quel momento questa frase: la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comeinismo. Comunque lei, dopo essere stato amico, molto intimo di Falcone, divenne suo feroce avversario. Lo accusò di aver tenuto le carte ferme nei cassetti. Ecco, ma oggi ridirebbe una cosa del genere. Quella mia dichiarazione risale al maggio del 90, quando procuratore della Repubblica di Palermo era Giammanco, un personaggio che ho criticato, sì, e continuo a criticare. Però i processi politici li aveva in mano Falcone, quindi questo vale per Falcone. Era diretto a Falcone. Però tutti sanno che Giovanni Falcone fu costretto a lasciare Palermo, sì, proprio perché non riusciva più a lavorare come avrebbe voluto. Lei ridirebbe questa frase? Io considero Giovanni Falcone e tanti altri magistrati delle vittime di un sistema nel quale Giammanco era sicuramente un pezzo di sistema. Senta, ma lei lo sa che Falcone era molto, molto amareggiato per il suo attacco? Lo posso immaginare, la cosa mi fa molto male. Quando Orlando accusò Falcone, comunque i magistrati palermitani in genere, di tenere nei cassetti le carte che accusavano i politici, faceva la sua operazione antidemocristiana, sostanzialmente. Falcone tirava fuori solo le carte che gli servivano per fare dei processi. E il suo intento era di fare dei processi in cui si potessero vincere, cioè in cui gli imputati si potessero condannare, non di fare della propaganda politica. Abbiamo la sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, che ha una cosa da chiederle. Io voglio chiedere ora quello che Giovanni, nella posizione istituzionale in cui si trovava, non ha potuto chiedere. E cioè? Voglio sapere dal dottore Orlando perché ha deciso di infangarne il nome e la dignità. Ecco, Orlando vuole rispondere. No, io voglio soltanto ripetere le cose che ho detto e che dicevo e che ho sempre detto. L'esistenza di politici che chiedono verità e giustizia dovrebbe aiutare i magistrati, dovrebbe aiutarli. A lei crede quindi giusto che per fare politica si debba accusare e si debba infangare l'onorabilità di un uomo come Giovanni? Signora, lei crede che Giovanni Falcone faceva il suo lavoro bene avendo come capo dell'ufficio un uomo come Giammanco? E sì, allora però lei non doveva accusare Giovanni. Ma io non ho accusato, io ho detto determinati problemi. Io ho criticato la procura. Delle accuse specifiche, signora, io ho criticato Giovanni, ma no. Al Consiglio Superiore della Magistratura. Io ho criticato. Quindi lei non l'ha difeso da Giammanco, lei ha condannato Giovanni. Io ho criticato la Procura della Repubblica di Palermo quando il capo dell'ufficio era Pietro Giammanco. Grazie signora. Grazie. Io vorrei delle risposte più precise dall'onorevole Orlando. Falcone disse di Orlando, a quanto sembra, Orlando ha bisogno sempre di tenere alta l'attenzione. Un po' una frase alla Sciascia, no? Cioè esiste un'antimafia che ha bisogno sempre di rilanciare. A questo punto, e siamo nel gennaio del 92, la Cassazione si appresta a esaminare le condanne del maxi processo. Per la mafia è un momento delicatissimo e decisivo. Forse per questo a Palermo i Kalashnikov non sparano più. C'era stata una sorta di fermo. Cosa Nostra non aveva fatto nulla per anni in attesa di che si risolvesse questo nodo del maxi processo, che non era secondario per l'organizzazione criminale. Nell'imminenza del verdetto, un colpo di scena. Il ministro della giustizia Martelli scompagina la routine della Suprema Corte. E qualche ammazzasentenze non distruggesse il lavoro di anni e le sentenze di primo e di secondo grado. E quindi convocai al Ministero il primo presidente della Corte di Cassazione, si chiama Brancaccio, e gli dissi se non ritenesse giusto, per una evidente ragione di opportunità e anche di equilibrio nelle responsabilità, nella distribuzione delle responsabilità tra i giudici di Cassazione, di introdurre un principio di rotazione. Allora Falcone e Martelli si inventarono che da quel momento i processi venivano assegnati per rotazione, quindi nessuno da quel momento in poi avrebbe
avuto la certezza del giudice che l'avrebbe giudicato. Il 30 gennaio 1992 la Cassazione conferma gli ergastoli del maxi processo, sancisce la validità del teorema Buscetta e soprattutto spezza il mito dell'impunità della mafia. Saranno state le 8 di sera, squilla il mio telefono e dall'altro capo del filo c'era Falcone, il quale mi dice una sola frase: complimenti Ayala, hai vinto. Io capii benissimo a cosa si riferiva, e gli disse: Falcone, ti correggo, tutto al più abbiamo vinto. E lui mi disse: no, che c'entra, tu hai sostenuto l'accusa, a te hanno dato ragione. Ora, può sembrare una battuta, forse in parte lo era, però l'uomo era fatto così. Inutile ribadire che senza Falcone e i giudici istruttori il maxi processo non sarebbe mai nato. Quando si ebbe la certezza che avevano perso e che Falcone aveva vinto, da quel momento Falcone stesso capì che il rischio a cui andava incontro era notevolmente aumentato. E infatti a Palermo tutto è pronto per il cosiddetto attentatuni, ma quelle dell'inverno del 92 sono settimane convulse. Il 17 febbraio a Milano viene arrestato Mario Chiesa. È l'inizio di Tangentopoli, che travolge un'intera classe politica. Poche settimane dopo, dal carcere di Sollicciano arriva una missiva oscura che ha il sapore di una profezia. Il 6 marzo 1992, dal carcere di Sollicciano, un detenuto, Elio Ciolini, scrive al giudice Leonardo Grassi. Nella lettera, Ciolini dice: ci sarà una nuova strategia della tensione in Italia nel periodo marzo-luglio 1992. Avverranno esplosioni dinamitarde e l'omicidio di un esponente politico PSI, PC, DC. Solo 6 giorni dopo, la profezia di Ciolini si avvera. Il 12 marzo a Mondello viene ucciso Salvo Lima, europarlamentare della Democrazia Cristiana, esponente politico di spicco della corrente di Andreotti in Sicilia. Non sarà l'unica profezia di Ciolini a realizzarsi. Dopo l'assassinio di Salvo Lima, il ministro Scotti lanciò un allarme sul fatto che, secondo le fonti riservate, si era alla vigilia di una stagione di attentati terroristici di natura internazionale in Italia. Mandò una circolare ai prefetti per allertarli. Richiesto di spiegazioni, poté purtroppo esibire come unica fonte di queste previsioni fosche un tale test Ciolini, purtroppo noto come un pataccaro, e quindi la questione non ebbe poi rilevanza. Purtroppo, perché probabilmente invece c'era del vero in quell'annuncio, perché troppo puntuale rispetto agli accadimenti successivi, le stragi che poi ci furono. L'importanza dell'omicidio Lima sta nella figura del personaggio che viene preso di mira, perché per tanto tempo, per lunghi anni, Lima è stato considerato il garante di un accordo fra Cosa Nostra e una parte della Democrazia Cristiana, una parte della maggioranza di governo di quegli anni. Quindi assassinare il capo locale di quella corrente equivale a una dichiarazione di guerra lampante. Un atto di guerra che arriva in un momento molto delicato per l'Italia. Siamo nella fase terminale più convulsa della Prima Repubblica. Le elezioni del 5-6 aprile hanno visto la crescita improvvisa, esponenziale della Lega. La maggioranza di governo ha tenuto ancora la maggioranza in Parlamento, ma certo è molto esposta e appare necessario comunque una svolta politica. In più il malaffare, la corruzione, che purtroppo era enormemente diffusa, era ormai stata snidata dalle inchieste giudiziarie, soprattutto del pool di Mani Pulite a Milano, che aveva come principale bersaglio proprio il Partito Socialista e Craxi, ma anche la Democrazia Cristiana, i socialdemocratici, magari più colpiti in altre aree del paese.
Cossiga si era dimesso in anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato. Non si è mai capito bene il perché. C'è la percezione di un momento di forte crisi proprio del sistema politico, del potere politico italiano. Il Parlamento è in stallo. Non si riesce a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi nemmeno a formare il governo. Fra i tanti commenti politici dell'epoca colpiscono le note dell'Agenzia Repubblica del 21 e 22 maggio. Nella prima si legge: c'è da temere a questo punto che qualcuno rispolveri la tentazione tipicamente nazionale al colpo grosso. E nella seconda, del 22 maggio: i partiti, senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro, a giustificazione di un voto d'emergenza, non potrebbero accettare di autodelegittimarsi. Sapevo, come mi diceva in continuazione Giovanni Falcone, che prima o poi sarebbe successo. E lui mi disse: mi faranno saltare per aria, fece proprio questo gesto, mi faranno saltare per aria su una strada. E purtroppo ci ha indovinato. Doveva arrivare a Palermo la sera prima, ma aveva aspettato Francesca. E mi ha detto invece non sarò il venerdì sera a casa, ma verrò sabato. Non l'abbiamo visto più. L'atmosfera all'ospedale civico era un'atmosfera tesissima. Paolo Borsellino, che da procuratore aggiunto era lì sul posto insieme a tanti altri, era in uno stato di tensione inimmaginabile. Che inveiva e imprecava contro tutto e contro tutti, era dilaniato dalla morte di Giovanni Falcone. Mi sono precipitato subito all'ospedale e sono entrato nella stanza e ho visto Giovanni steso su un freddo marmo mortuario. Era sereno, come spesso lo vedevo, soltanto una piccola ferita sulla fronte, sembrava che dormisse. Io ero sull'aereo che mi portava da Roma a Palermo nel tardo pomeriggio del 23 maggio del 1992. Falcone era morto da un'ora, credo, due. E c'era una truppa del TG3 che mi strappò. Il mio stato d'animo, insomma, non c'è bisogno di illustrarlo. E io ricordo di avere detto: vorrei capire di più. Forse mafia è poco. È poco. È poco. Per capire tutto di questa strage. Perché non che io abbia mai coltivato il mito dell'infallibilità di Falcone. Falcone non era infallibile. Era un uomo e come tutti gli uomini poteva sbagliare. Ma su questi argomenti si avvicinava molto all'infallibilità. Può darsi che Falcone abbia sbagliato per l'attentato alla Daura, ma se Falcone ha indovinato quella diagnosi, centri occulti di potere, vale anche per il 92. C'è una sola differenza. L'89 fu un attentato, il 92 andò a compimento.
Per la strage di Capaci sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva capimafia gregari, da Totorina a Bernardo Provenzano, da Leo Luca Bagarella ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Eppure, come per l'attentato della Daura, le cose sono molto più complicate. Per la strage di Capaci sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva capimafia gregari, da Totorina a Bernardo Provenzano, da Leo Luca Bagarella ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Eppure, come per l'attentato della Daura, le cose sono molto più complicate. Nel luglio del 2009, infatti, la procura di Caltanissetta ha riaperto le indagini sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Un unico scenario a tinte fosche, torbide, e ancora una volta il quadro che ne emerge fa ipotizzare legami inconfessabili e complicità insospettabili. Sarei quasi felice di dire è stata la mafia, perché non è un bel pensiero quello di sapere che pezzi dello Stato erano d'accordo con la mafia per uccidere Giovanni, perché temevano che Giovanni scoprisse quegli intrecci. Tutto ciò non l'ho detto io, mi è stato detto da vari magistrati che hanno indagato. La mafia non è mai stata un'organizzazione terroristica, eppure nel 92 comincia a comportarsi come un'organizzazione politico-terroristica. Falcone muore con l'esplosivo a Palermo perché l'uccisione di Falcone non deve essere l'uccisione di un magistrato, ma deve essere un avvertimento, deve essere una intimidazione allo Stato italiano. La strage di Capaci innesca una modalità nuova di Cosa Nostra di commettere omicidi, una modalità eclatante che sia anche un segnale nei confronti dello Stato e che quindi abbia una capacità e una valenza intimidatoria ben più ampia di quella riconducibile alla semplice vendetta mafiosa. È qualcosa di più, e quindi questo qualcosa di più può indurre a ritenere che accanto a Cosa Nostra si siano seduti allo stesso tavolo soggetti appartenenti alle istituzioni deviate che abbiano un posto sul tappeto possibili garanzie di impunità, o comunque che abbiano dato dei suggerimenti che sono stati accolti dall'organizzazione mafiosa. Credo proprio che oggi sia autorizzati a dire che certamente vi è stata una convergenza di interessi che però da un punto di vista giudiziario ancora richiede grandi approfondimenti. Noi non dobbiamo soltanto ricordare la storia di Falcone, che per primo e come nessuno, né prima né forse anche dopo, ha saputo contrastare la mafia rispettando le regole dello Stato di diritto. Dobbiamo ricordare quello che lo Stato di diritto, o meglio alcuni pezzi, hanno fatto contro Falcone. Era un uomo profondamente buono, profondamente giusto, profondamente esperto. Perderlo e non averlo voluto in certi posti è stato un grave danno per il nostro paese. Non era un uomo che si abbandonasse all'amarezza, aveva un senso della vita molto sviluppato, amava la vita, amava la convivialità, il lavoro soprattutto. Io ho perso, oltre che un grande magistrato, soprattutto un grande amico. Mi è mancato e mi manca ancora oggi, perché se devo fare qualcosa mi viene spontaneo pensare adesso telefonerei a Giovanni per chiedergli consiglio.